bentrovati, eccoci qui, una nuova puntata con Good Morning Milano. Oggi è venerdì 10 maggio, sono le 12:31 minuti in questo istante. Ben ritrovati, bentrovati sul nostro canale su Milano All News. Quest'oggi facciamo un piccolo salto fuori dalle mura del comune di Milano, ma sempre della grande città metropolitana di Milano. Arriviamo nella periferia ovest, lungo il Naviglio. Andiamo, insomma, seguiamo il flusso, risaliamo il flusso del Naviglio, perché appunto andiamo verso l'ovest milanese. Lo facciamo con due ospiti molto graditi che sono qui finalmente a raccontarci. Beh, uno è un abitué, cioè ce l'abbiamo qua da un po' di tempo ormai. Sto parlando di Max Bertolani. Buongiorno Max. Ciao Fabio, saluto i tuoi telespettatori. Grazie mille Max, grazie mille di averci parlato finalmente, insomma, ne ha parlato spesso e volentieri di Francesco Roberati, che è appunto l'assessore dello sport del comune di Gaggiano, in cui tu nella piccola frazione di Vigano, giusto? Beh, cioè, assolutamente. Noi abbiamo, grazie a Francesco, ha potuto prendere vita il progetto di un centro tecnico sportivo della Football Academy. Assolutamente. Se non era per quest'uomo, l'Academy non avrebbe avuto una casa. Beh, insomma, complimenti, grazie, assessore. Grazie. Insomma, anche perché finalmente si parla dell'altro football, non sempre del solito football, quello che gli inglesi chiamano soccer, no? Invece finalmente parliamo di quell'altro, quello della palla da un piede, appunto. Certo. Che insomma, spesso e volentieri è uno sport poco conosciuto, che però basterebbe appunto a volte dargli un po' di spazio, un po' di credibilità, e fa tanto, no? Esatto, infatti 10 anni fa, quando Max per la prima volta mi ha parlato di questo progetto, onestamente ero un filino scettico, anche perché non conoscevo bene questo sport. Ho creduto in Max, nel suo sguardo sincero e nella sua voglia di fare, soprattutto per i giovani. Il progetto rivolto soprattutto ai più piccoli mi ha entusiasmato. Abbiamo trovato uno spazio idoneo per poter fare allenare e crescere i ragazzi, e devo dire che in 10 anni di risultati penso che Max possa... Max. 10 anni. 10 anni, ebbene sì. Cioè, ormai sei vecchio che tu. A voglia, sono già vecchio. Sono un Highlander, nessuno lo direbbe, ma sono vecchio. 10 anni sono tantissimi. Sì, sono tanti e sono 10 anni veramente dove con grande fatica, passione, energia, a volte anche dei dolori, eccetera, però siamo riusciti ad andare sempre avanti. Il nostro legame, la nostra amicizia è ogni anno sempre più forte, perché c'è una stima e un affetto fantastico, perché siamo due uomini di sport, perché comunque Francesco... infatti, assessore, lei ha mai giocato a football americano, no? Football americano no. No, lui fa altre cose. Faccio altre cose. Ma adesso sono... Cioè, si possono dire le missioni? Assolutamente sì. Sembrava che si facesse chissà no, cosa. Nel senso che io avrei paura a quello che fa lui. Nel senso, sono appassionato di corse podistiche e... Ho partecipato più volte alla 100 km del passatore. 100 km del passatore. Innumerevoli... Il fisico effettivamente faccia pensare a una cantella che... Innumerevoli saltella. Maratone, gare ultralunghe, e questo mi ha portato anche a creare 10 anni fa, insieme al gruppo Maratoneti di Gaggiano, saluto tutti gli amici, che in questo momento stanno preparando gli ultimi dettagli per la corsa serale che ci sarà questa sera a Gaggiano, con partenza alle ore 20, la Sue Gio per i Pun de Gaggiano, una corsa serale di 6,3 km e abbiamo in esclusiva questa volta, l'ho già fatta io. L'ho già finito, vado così veloce che l'ho già finita. Abbiamo la medaglia celebrativa, perché questa sera è la 10ª edizione, 10 anni di sport, 10 anni di corse. E 10 anni di passione sportiva anche per tutti i gaggianesi, e non solo, perché questa sera... Il suo gioco di Ponte Gaggiani è un marchio, diciamo, noi, conosciuto ormai dalla podistica. Assolutamente, penso che sia la corsa serale con il più alto numero di partecipanti. Quante persone vi aspettate questa sera? Tra i 1.500 e i 2.000, ormai il nostro target è questo. Arriverà gente anche dall'altra parte di Milano, mi hanno telefonato, arriveranno addirittura col treno, perché Gaggiano è raggiungibile in pochissimo tempo da Romolo con il treno, yes, ci sono. E la partenza è a 700 metri dalla stazione, quindi comodissimo per tutti, vi aspettiamo numerosi. Ma insomma, diciamo che il campo era fertile. L'assessore così, ho trovato un uomo, così non lo trovi dappertutto. No, ho trovato un uomo di sport, ho trovato un uomo che ha creduto in me. Non è facile, perché comunque avere delle persone che credono nell'uomo, credono nel progetto, è assolutamente veramente un ago in un pagliaio.
Con Francesco c'è stato questo feeling, c'è stata veramente questa intesa, e in 10 anni abbiamo portato comunque a Gaggiano tanti ottimi risultati, abbiamo portato comunque un bene alla comunità, abbiamo cresciuto degli ottimi atleti, abbiamo portato degli atleti in nazionale, abbiamo portato comunque uno scudetto da parte di atleti che sono nati nell'Academy, alcuni atleti, la cosa forse che ci sta più a cuore a tutte e due è che con il progetto dell'Academy abbiamo avuto atleti che hanno conseguito delle borse di studio, abbiamo atleti che hanno superato problemi che hanno i giovani oggigiorno, abbiamo atleti che, ai quali abbiamo costruito un'autostima più forte. Questo è molto interessante, Max, del vostro progetto, perché insomma c'è stata la vittoria sul campo, ma la vittoria fuori dal campo. Assolutamente. No? E questa è la cosa bella. Assolutamente. E poi abbiamo avuto, io devo dire, l'Academy non avrebbe senso se non ci fossero state tutte le famiglie che l'hanno sostenuta. Io ho delle famiglie fantastiche che da 10 anni a questa parte hanno creduto in me, hanno creduto nell'Academy, mi hanno affidato i loro figli, continuano a farlo e sono il punto di forza dell'Academy. Cioè veramente Gaggiano, le mie famiglie, sono la mia famiglia, io sono legatissimo. In più abbiamo avuto dei grandi risultati, nel senso che le due società più prestigiose di Milano, tu sai meglio di me, hanno chiesto comunque il modus operandi dell'Academy. Attualmente io sono diventato anche il direttore tecnico dello sviluppo dei settori giovanili dei Rhinos, sto portando avanti un ottimo progetto grazie al presidente Randall Narciso, ho in mano tutte le categorie under 13, under 16, under 17, sia di flag football che di tackle football, ho vicino a me degli uomini fantastici e la cosa più bella è che quasi la maggior parte dello staff tecnico è uno staff tecnico della Football Academy, quindi queste sono soddisfazioni. Max, come si arriva però, appunto, ho visto prima passare una foto, non so se andati in onda, l'ho visto in preview, di un giovane Max Bertolani vestiva Maxi Cono, credo. Eccola, sì. Beh, come, quello... come si arriva adesso nel 2019 a essere il referente dell'Academy? Ma insomma, una carriera, ma soprattutto, vabbè, io ce l'ho nel DNA dell'essere atleta. Io ancora oggi devi sapere che mi è sempre vicino in tutte le situazioni. Francesco mi è sempre vicino e mi dà un grande sostegno e supporto. Qui lo vediamo in occasione di quando abbiamo ospitato il Marocco. Che sono venuti qui da noi, li abbiamo ospitati a Vigano e a Gaggiano, sono stati i nostri ospiti e ovviamente loro hanno contraccambiato con una nostra trasferta da loro a Rabat, fantastici. Dire, è anche interessante perché insomma l'Inter milanese è pieno di paesi, di piccoli, sì. Vigano quanti abitanti fa? Vigano è una frazione di 1000 abitanti circa. 1000 abitanti, sì. Un paesino davvero piccolo che però insomma sta prendendo la sua connotazione, cioè diventa Vigano, il paese dove c'è il football americano. Dove c'è il football americano, certo. Ma Gaggiano ha sempre avuto una tradizione di sport e infatti io ringrazio tutti i gaggianesi, le famiglie, perché hanno sempre creduto nell'insegnamento dei ragazzi, dei giovani attraverso lo sport. Oggi come oggi, dove c'è veramente una perdita di valori, è importantissimo far crescere i ragazzi con uno sport sano. Io adesso vorrei anche ricordare che a Gaggiano abbiamo delle ottime eccellenze in tutti i campi, nelle arti marziali, nel twirling, fanno gare internazionali, abbiamo avuto recentemente nelle arti marziali il campionato regionale a Gaggiano, non dimentico ovviamente il calcio, Freccia Azzurra, Accademia Gaggiano, la pallavolo, il basket anche ottiene ottimi risultati, sia sul campo come dicevamo prima, ma soprattutto perché riescono ad attirare un sacco di ragazzini. E poi insomma sappiamo che il popolo va spesso in termini di paesi un po' il più ciclismo. Lontani dalla città, che appunto i ragazzini magari vengono anche un po', cioè così abbandonati, non sanno perché... cosa fare, non hanno ovviamente l'attrattività che può avere abitare in circonvallazione a Milano, ovviamente, però insomma hanno di contrapasso certe situazioni che invece vorremmo a Milano, sarebbe più difficile da avere, quindi certo. Una scelta sportiva del genere con delle eccellenze, poi anche come nel caso assolutamente, di Max, assolutamente. Ma ora poi uno dei progetti che vorremmo portare avanti non è facile, anche perché tutto questo, queste iniziative che portiamo avanti sono fatte con grande cuore e passione, risorse ce ne sono poche perché alla fine ce le mettiamo noi, cioè noi uno, due, ce le mettiamo noi, grande cuore, poco, noi ci muoviamo, non puoi capire il sostegno che ci diamo l'uno con l'altro. Ci piacerebbe poter offrire a molte famiglie la possibilità di portare i loro figli a svolgere sport in luoghi sicuri, in luoghi dove esistono ancora i valori, dove esiste l'educazione. Ci stiamo lavorando perché, diciamo così, vogliamo offrire una sorta di piccola così borsa di studio, intesa come iscrizione, nel senso che il figlio, ovviamente la contropartita è che il figlio si deve impegnare con continuità, quindi ora stiamo studiando una formula per la prossima stagione di puntare sui giovanissimi
e vedere se c'è la possibilità di dare un 15, diciamo, borse di studio. Quando parli di giovanissimi, intendo dai 2000, fai conto, 2006, 2007, 2008. Perché ricordiamo, c'è la possibilità di giocare a football americano anche senza farsi male, no? Certo, noi, io sto, cioè, non bisogna farsi male, sto però... cercando, guarda, io sto cercando, anche perché mi sono preso un impegno anche con una sorta di lega amatoriale legata all'ICS, Associazione Italiana Cultura dello Sport, la IFL, di creare una sorta di football kids. Nel senso, kids sarebbe i Lazzaroni, i Monelli, no? Perché nel football, la flag football ha un inizio di età dai 9-10 anni. Ok, infatti io voglio, la flag. Esatto, io voglio puntare ancora prima, come fanno nel rugby. Nel rugby iniziano dai 6 anni. E come? Col touch, loro, no? Il touch. Sì, hanno, il tegelè lo chiamano. Tegelè. Ah, tegelè. Toccato, no? Sì, nel football americano voglio iniziare a accogliere i bambini prima, bambini e bambine ovviamente, in questa modalità flag, con una sorta di circuito, giochi propedeutici di divertimento, ovviamente, perché loro devono vederlo come un divertimento, che però intanto piano piano gli insegnano i fondamentali. Quindi un circuito a punteggio dove loro però durante l'anno sono impegnati a livello atletico, a livello comunque di testa. Sto elaborando la bene, sai che sono una pentola a pressione, sì, no? La sto elaborando bene, mi sta affiancando in questa iniziativa anche Giovanni Cantù della IFL, e potrebbe essere che a breve ci sarà il debutto di questa sorta di nuova disciplina per i bambini, e in maniera che anche i più piccoli iniziano ad avvicinarsi, perché prima iniziano meglio è, e poi il debutto ufficiale ovviamente nella flag dai 10 anni e a salire poi gli under 13, tecole, eccetera, eccetera. Il tecolo che ta inizia, infatti, under 13. Quest'anno avremo il debutto del nostro campioncino che io ho tenuto a battesimo, Cristian Lomazzo, che abita a Vermezzo, che è un bambino meraviglioso. Io l'ho tenuto proprio in braccio quando aveva 6 anni. È un guerriero, è un vichingo. Quest'anno sta facendo veramente delle grandi cose nell'ambito dell'under 13 dei Rhinos Milano. Poi abbiamo Dario Polli, è proprio un neofita. Lui, il suo debutto, 9 anni, è un patatino goloso, perché quello è, cioè, la madre Cristina, vero Cristina, mi stai seguendo? Continua a dargli le merendine perché poverino c'ha fame. Vabbè. Sta prendendo l'andazzo del Nosgard, è bello piazzato, però. Che so che l'unico ruolo che potrei fare. No, è fantastico. Guarda, la cosa più bella è stata che quando questo bambino una sera viene, coach, c'è un pensierino per te. Ho detto, che cosa hai fatto? Ma è arrivato, poi te lo farò vedere una delle prossime, un disegnino. Ti voglio bene, coach, con un disegnino fatto. Bellissimo. Cioè, quando tu hai queste manifestazioni, io sono l'uomo più ricco del mondo. Sono soddisfazione. Io sono ricchissimo. Sto armadio qua, si sciogliono. Ma sì, ma guarda, tu non puoi capire quante volte vedi questo gigante. Io mi sono commosso, emozionato per i miei atleti, le mie famiglie, e a volte non è facile, perché cioè, è un qualcosa che proprio non riesci a trattenere. Sono lacrime di gioia, ma meravigliose, ma magari fossero tutti i giorni, però mi hanno dato delle soddisfazioni pazzesche. Poi c'ho le mie famiglie che veramente tutte mi sono vicine e mi aiutano, ed è un qualcosa di pazzesco. Tanto è vero, la cosa più bella è che mi affidano i figli, ma te rendi conto, cioè, il patrimonio di una famiglia, cioè, mi affidano, cioè, i figli. Figli a Marco Bertolani, cioè fatemi un esame di coscienza. No, non era questo il Marco, anzi, insomma, non te l'ho affidato sui figli, cioè il vice sindaco, anzi, sì. Cioè, ti ha affidato un comune praticamente. Sì, beh, io ho un rapporto meraviglioso con Francesco. Conosco lei anche, sa che ho questa responsabilità adesso. Sì. Assolutamente. Conosco anche il sindaco Stefano, e devo dire che loro quando arrivo lì sanno già che sono una pentola a pressione, si mette le mani nei capelli. Come fate a però, gestirlo? Da me. Lo gestiamo. Cioè, perché atterrarlo è impossibile. Atterrarlo è impossibile, ma dato che io sono un maratoneto, lo prendo per la stanchezza. No, lui ogni tanto. No, ti spiego. Lui ogni tanto mi prende per la gola, perché noi abbiamo Tarantola sotto, bar pasticceria, che fa delle cose divine. Allora che salutiamo sotto, i fratelli Tarantola, che sono fantastici, stanno sempre vicino. E allora mi addolcisce con un caffè particolare che mi fa solamente il Leo e l'Eli, che non lo voglio svelare, una ricetta che dovete andare assolutamente ad assaggiare a Gaggiano. Lungo il naviglio. Fratelli Tarantola. Sono il nome d'arte? No, Tarantola. Salutiamo Silvio e Enrico. Ma sono tutti bravi, tutti. Cioè, devo dire che Gaggiano, da quando sono arrivato 10 anni fa, veramente, ora ovunque vado mi vogliono tutti bene. Cioè, veramente... Sì, la sfida di rendere Gaggiano, però, appunto, questo piccolo paradiso di cui sta parlando Max, non era facile, no? Nel senso, no. Arrivare in un paese comunque, c'era pochi, comunque voi siete
quanto ho capito, un po' che bazzica del governo della città, giusto, che diceva, è un po'. Però insomma, il rischio è che questi paesi diventino, dalla parte dei dormitori, dall'altra sì, delle isole così, dove non c'è né altre né parte, è molto facile. È molto facile. È un impegno davvero complicato quando sì, l'amministrazione comunale riuscire invece a farli diventare dei luoghi con un'identità assolutamente propria. Assolutamente, quello che abbiamo fatto anche recentemente proprio per dar sempre più la possibilità. Io immagino anche tanti cittadini nuovi, molte case nuove, molte... è quello di creare spazi all'aperto completamente gratuiti. Abbiamo realizzato un campo da basket ad esempio e un percorso salute e intendiamo sviluppare nuovi spazi sempre all'aperto per dare la possibilità a tutti, perché è vero che l'obiettivo principale è far crescere i ragazzi, però anche le persone un po' già più, un po' meno ragazzi diciamo così, hanno bisogno di fare attività fisica. Questo li porta semplicemente ad allontanarsi dalla pigrizia, dal divano, dal televisore e a svolgere un tenore di vita più sano. Ecco Max, infatti, perché adesso un po' è questo, cioè l'idea è che i ragazzi di oggi siano tutti un po' lì con la merendina sul divano a giocare a PlayStation, è proprio così oppure a volte basta veramente poco per farli poi alzare, farli è difficile. Io penso che oggigiorno sia difficile per qualsiasi società o realtà sportiva reclutare e avere nuovi atleti. Purtroppo i giovani oggi vogliono tutto e subito e non intendono pagare il dazio del sacrificio, del sudore sul campo. Magari il football americano è bellissimo, è figo, vogliono il casco, il paraspalle, la maglia, però stare le ore sul campo ad allenarsi, a sudare, a impegnarsi non c'è, stanno di più su queste maledette tecnologie. Ben venga la tecnologia, ma fino a un certo punto, dalla PlayStation, l'internet, eccetera, eccetera. Magari giocare a Madden, magari giocare al gioco del football americano. Guarda, che c'era una volta, ci sono stati degli allenatori che hanno utilizzato gli schemi del Madden per giocarli. Ti dico solo questo. Quindi, però, purtroppo, se si vuole arrivare ad un risultato, bisogna comunque creare il collettivo, creare il timing, il feeling, la squadra e stare ore sul campo a provare proprio tutto ciò che è inerente a partire dall'ABC, quindi l'essere atleta, ricondizionamento atletico, potenziamento e tecnico-tattica. Dopodiché, quando hai lavorato ore abbondantemente su questo, puoi avere una squadra che può reggere dignitosamente il campo. Senza questi passaggi nulla non è fattibile e i giovani di oggi devono capire che se vogliono arrivare a dei risultati devono iniziare comunque a impegnarsi, a rimboccarsi le maniche, a sudare e avere continuità. Perché quello è, se allora io ti dico, io Francesco lo conosco, Francesco ha fatto delle gare che io lo ammiro, anche post infortunio, perché ha avuto degli infortuni non simpatici, ma si è sempre rimesso in piedi, si è sempre messo in discussione, però per fare quello che fa lui, perché quando ti dice che ha fatto la marcia lì dei 100 km, sai quante, cioè tu guarda solamente il suo ruolo istituzionale, vice sindaco e assessore allo sport, quindi è sempre impegnato in 3000 beghe e in 3000 situazioni, quando si allena, perché non è che tu fai 100 km a caso. Lui si allena per fare quella gara e non molla. Ecco, io mi piacerebbe che solamente la metà dei giovani avessero come esempio Francesco, perché probabilmente in tutte le categorie, in tutte le discipline, probabilmente avremmo degli altri talenti. Io ho degli atleti fantastici, ho Carlo Tassan, che è un altro, me lo sono cresciuto da piccolino, Sander Stintrup, Riccardo Sisto, tutti i ragazzi di Gaggiano che ho proprio formato da quando erano piccolini, parliamo dai 10 anni, 11 anni eccetera, ai quali hanno sposato la mia forma mentis e sono degli ottimi campioni. Chi non è riuscito per cause poi di studio, di lavoro, comunque a proseguire l'attività di atleta è diventato un ottimo tecnico. Io ho Riccardo Sisto, che oltre ad essere diventato il vicepresidente della Football Academy, perché è uno dei miei primi ragazzi, ha avuto un problemino al ginocchio e Riccardo è un allenatore fantastico, preparatissimo, ma soprattutto si fa amare dai suoi giocatori. E Tassan è diventato ora una punta di diamante, Carlo Tassan, è chiaro che c'ha dietro due genitori splendidi, c'ha Elena e Stefano, che sono veramente i due coach per eccellenza, perché i primi coach sono i genitori. E questo ragazzo è una promessa, lo stesso Sanders, Stintrup, ma te ne posso elencare tantissime, Cristiano Lomazzo, ora Dario Polli, ma ce ne ho una marea. Eppure hanno ovviamente dietro le basi di una famiglia solida. Poi ovviamente la famiglia le ha affidate a me, che non so, quando devo allenare sono tenero fino a un certo punto. Sono severo e io do tantissimi ai miei atleti, ma comunque pretendo che mi ridiano tantissimo. C'è un connubio pazzesco. Io quest'anno ho preso in mano tutti i settori giovanili dei Rhinos Milano, sono stato molto chiaro perché mi piace affrontare un discorso con loro molto diretto, molto sincero. Non mi piace creare preamboli
voglio prenderli in giro perché li rispetto tantissimo. Io ho spiegato a loro come sono io, loro hanno accettato, io ti dico sono fiero e orgoglioso di questi ragazzi. Ora sia l'under 13 che l'under 17 hanno centrato l'obiettivo delle finali nazionali, ma ti posso assicurare che da novembre ad oggi hanno lavorato veramente con grande impegno e continuità. Già, appunto, noi era passato comunque di corsa, di maratona, sì. La 100 km, dopodiché credo che sia più facile fare la 100 km che fare l'assessore e il vice sindaco insieme. Assolutamente. No, cioè, vengono 200 km anche forse. Anche moto, insomma, lui, fare, anche fare l'assessore allo spot del vice sindaco del comune comunque non deve essere per nulla facile, visti poi i grandi stipendi che vi danno. Assolutamente. Infatti, beh, quando parlo di... Premetto che io comunque ho un'attività lavoro, nel senso pure, che non fai mancare nulla. In giusto. Comuni come quello di Gaggiano non è che uno fa l'amministratore. Se l'idea che uno quando arriva a fare l'assessore di Gaggiano uno deve continuare a svolgere il suo lavoro, assolutamente. Uno che pensa che arriva a fare l'assessore di Gaggiano basta, questo è molto per la vita, non è, no, così. No, non è così. Anzi, finisce, io dico sempre, si finisce un po' più poveri di quando si è iniziati a livello economico, magari poi a livello però anche fare il sociale, lavoro di Max, deve essere bellissimo, deve essere anche fare il lavoro di Max, e quindi ringrazio infatti anche tutte quelle persone dirigenti di tutte le società gaggianesi che contribuiscono a far crescere questo migliaio circa di ragazzi. Però, è veramente, e lo fanno anche loro dedicando gratuitamente il loro tempo, la loro passione. Tanto... un grazie grande, grande, veramente. Sì, ricordiamoci però che appunto da passato 10 anni fa ha inventato la sua job per il Pond Gaggiano. Sì, insieme agli amici questa maratoneti di Gaggiano. Questa sera. L'appuntamento di questa sera. Allora, la modalità è questa. Alle 19 partenza per i ragazzi fino a 12 anni, percorso da 2 km. Alle ore 20 partenza per tutti gli altri, dai 12 anni in su. Quanti chilometri? 6 chilometri e 300 metri. Circuito. Sono quei 300 metri. Sono quei 300 metri, è vero. Circuito cittadino bellissimo. Circuito cittadino bellissimo. Su e giù, lo dice la parola. Attraverseremo il Naviglio più volte. E arriveremo sul viale illuminato dalle torce all'imbrunire in una. Tra parentesi, per chi magari non sapesse bene cos'è Gaggiano, dov'è Gaggiano e tutto, tra parentesi, più delle volte se voi cercate Naviglio Milano su Google, una delle prime foto che viene fuori è Gaggiano, è Gaggiano, sì. È Gaggiano perché sì. È uno dei luoghi più, è una delle poche curve del Naviglio, sì, il Naviglio, esatto, ne fa poche curve, sì. Forse ne fa solo una e la fa lì. Hanno nuovamente fatto comunque una ristrutturazione di tutta la zona veramente bella, adesso che tutto il centro l'intorno al Naviglio è veramente bello, con queste luci poi tutto l'anno, visto che vengono poi gestite in maniera davvero interessante, insomma davvero, è singolare questa cosa, tu cerchi Naviglio Milano su Google, viene fuori tra le primissime foto proprio il Naviglio di Gaggiano con il santuario, con il santuario, insomma davvero una situazione, immagino che sarà lì poi l'arrivo, no, è a 700 metri perché chiaramente è nel centro sportivo per ovvi motivi, sportivo. Però la gara, il cuore della quindi gara, quindi ritorniamo alle 18 alle 19, allora 19. Ritrovo dalle 18 okay. In avanti a ore 19 partenza per i ragazzi fino ai 12 anni, a ore 20 partenza per tutti gli altri. Tu Max vai con e un grande ristoro finale, ovviamente io faccio un grande tifo, se non avessi gli allenamenti con i miei che finiscono proprio guardi iniziano quando parte la corsa e finiscono quando inizia, io sarei lì, ma io sono lì con il cuore perché io corro tantissimo sul campo del football americano. No, comunque devo dire che molte mie famiglie saranno alla sua a dare un grande contributo. Storica, comunque, Pin, cioè, no, sono tutti lì che aiutano. Fanno, quindi questa sera so già che avrò pochi ragazzi, ma so che per una è un giusto, giusto evento. Tu non sai anche che Francesco, e tu, perché non lo sa nessuno, noi diversi anni fa abbiamo fatto venire un grande campione della NFL a Gaggiano che è Mike Lodish dei Denver Broncos. Venne perché noi organizzammo un camp che io ho creato con voglia di camp e ho avuto tutto il sostegno, ma io sono una pentola a pressione, ho avuto tutto il sostegno del comune, e questo campione che ha partecipato a 4 Super Bowl, e poi ti farò vedere, ne ha vinti due e ho avuto l'onore di avere in mano sti due papozzi di anelli. C'è una roba pazzesca che lì potevamo comprarci due comuni, non lo so io perché se li vendi quegli anelli tutto il sì, pubblico sì, della sono venuti c'è stato anche un raduno della nazionale under 19, no, ne abbiamo fatte di cose, perché comunque quando sono arrivato lì sembravo un marziano, perché ovviamente Gaggiano inizialmente era rinomata per il podismo
le corse in bicicletta, poi Francesco è un altro appassionato di motociclismo, perché non te l'ha detto lui vuole, ma fa organizza mototurismo, quindi sono arrivato io col football americano e dicevo ma chi è questo, però piano piano mi hanno iniziato a dare 10 anni fa è un buon alieno effettivamente. Quando? 10 anni fa è un buon alieno che arrivi in un comune così e dici voglio fare l'academy di football americano. Sbaglio o qualcosa si sta muovendo adesso? Cioè finalmente il Vigorelli ad esempio. Ah beh, il Vigorelli, beh, il Vigorelli devo dire però è merito del presidente Randall Narciso. Sono arrivati gli americani qualche settimana fa a giocare una partita anche contro sì, contro Cimello. Insomma, cioè, lì, si è cercato contro, contro la selezione della nazionale italiana. Sì, beh, insomma, diciamo allora, noi abbiamo sta tornando un po' il... Sì, noi abbiamo non ti vuoi cascare dentro la diretta. No, noi abbiamo questa bellissima struttura che veramente è meravigliosa, che rappresenta il football americano qua a Milano, che inspiegabilmente era chiuso da anni. Ora devo dire che però per merito di tutte le realtà milanesi, nel senso che anche il presidente Marco Mutti dei Simen, lo stesso Randall Narciso, più sicuramente altri personaggi, sono riusciti finalmente quest'anno a poterlo ripristinare, ma è solamente far allenare i ragazzi su quel campo e farli giocare a un effetto veramente che sembra di essere in America. È stupendo, cioè, tutto insieme, ultima generazione, cioè, è bellissimo, è meraviglioso. Il football ha bisogno, cioè, di... Cioè, credo che in Europa ci non ci siano... Cioè, no, ci sono, ce n'è un altro a Bolzano, a Bolzano. Senso, cioè, no, questo è stato altri, un grande lavoro, devo essere sincero, delle società milanesi, di tutte, cioè è stato un lavoro collettivo. Il Comune di Milano, per fortuna, ha capito l'importanza di dare vita a questa struttura, che poi è, diciamo, in convivenza con il ciclismo. E anche perché è un posto storico, il Vigorelli, per tante cose. Esatto, il football americano ha bisogno solamente veramente di tanto gioco di squadra al di fuori delle partite per poterlo promuovere maggiormente a livello mediatico, a livello televisivo. Anzi, io ringrazio te Fabio Ranfi, che da sempre hai creduto in questa disciplina, hai sempre dato spazio nell'ambito della tua struttura Milano News per poter parlare di questo sport. Sarebbe bello se anche altre testate, altri canali dessero un po' di spazio, anche perché quello, io stamattina ero in diretta Rai e c'è stato un, sai benissimo che ora ci sono state due situazioni delicate in Campania, Noemi, e c'era il Don che diceva, ha detto una sacrosanta verità, ha detto quello che, di cui c'è bisogno oggigiorno è di avere dei modelli sani, dei valori, perché non esiste che deve sempre primeggiare vincere il male o vincere questi modelli marci, e ci sono, iniziamo a darli, però il problema è questo, qui io mi appello alle emittenti importanti, diamo spazio a programmi o messaggi sani, basta promuovere mondezza, punto, chiudo perché sennò entriamo in polemica. Però è così, iniziamo a dare, cioè, perché posso dire una cosa, Fabio Ranfi, perché tu oggi, cioè, quello che ci stai dando è una grandissima opportunità per promuovere quello che noi amiamo a livello sportivo, di quelle che sono state le nostre iniziative. Penso che ci sono tante cose belle, no, in questi messaggi che abbiamo dato. Perché certi contenitori non lo danno e preferiscono invece promuovere, cos'è, per il trash funziona, non lo so io. Così dicono, però no. Poi in realtà secondo me bisogna andare a vedere, perché bisogna vedere non tanto quello che guadagni, ma quello che noi abbiamo. Io ti dico, se il trash fa certi ascolti, tu lo puoi sapere, però quelli che hai perso gli ascolti. Sì, io esatto. Voglio capire quello. Io ti dico, noi abbiamo anche ora una sorta di campionato amatoriale master, che è dedicato a tutti quegli atleti che come me oramai hanno raggiunto i limiti di età ma ancora vogliono giocare e no, ma tutto questo forse il prossimo anno dicevo, forse con i mondiali a Lignano Sabbiadoro mi ritirerò. Forse, forse sì, vediamo. No, anche perché mi stanno dando tante gioie i miei ragazzi nell'allenare. E stavo dicendo che tutti questi atleti sono una fonte inesauribile di ricchezza, perché tutti atleti che sì, giocano e ci divertiamo fra di noi per fare magari partite, sì, tornei ufficiali, agonisti, come magari partite di beneficenza con per fine umanitario, ma tutti questi personaggi stanno dando un grande supporto alla società come dirigenti, come allenatori, come arbitri, come allenatori, cioè è fantastico, ma perché no? Cioè, questo dobbiamo far vedere e far conoscere i nostri giovani, altrimenti i nostri giovani, ma che modelli hanno oggigiorno? Assessore, siamo in chiusura, sì. Che cosa ci aspettiamo nei prossimi mesi a Gaggiano di iniziative sul discorso prossimi sport? Mesi sport, ricordo a settembre la Gran Fondo nel Naviglio, gara rievocata dopo tantissimi anni.
gare di ciclismo tradizionali, appuntamenti chiaramente di fine campionato con le altre attività, calcio, basket, pallavolo. Twirling farà una trasferta internazionale ad agosto. Poi abbiamo anche delle associazioni sportive che si occupano di danza artistica e sport simili. Insomma, quindi se, diciamo, se non avete il terreno tempo, è fertile, andare a Tokyo per le Olimpiadi, fatevi un giro a Gaggiano, che tanto terreno, guarda, cioè, il avete terreno tutto, è fertile, avete, esatto. Avete praticamente le Olimpiadi a Gaggiano. Abbiamo tutto, abbiamo tutto a Gaggiano. Max, ricordiamo come fare invece per venire all'Academy. Allora, è molto semplice, potete raggiungerci o attraverso Instagram American Football Academy, oppure attraverso Facebook, oppure scrivere semplicemente alla mail footballacademy2008@libero.it. Con una C solo Academy. Eh sì, è con una C solo. Ogni volta sbaglio anche io. Comunque, anche per chi volesse, mi può raggiungere il martedì e il giovedì dalle ore 19.30 alle ore 21 al centro al motovelodromo Vigorelli, giusto? Ho detto bene? Sì. Via Arona. Via Arona. Quindi, mentre negli altri giorni, compreso il venerdì, dalle 18 a oltranza, perché quasi quasi dormono negli spogliatoi, al centro sportivo, al centro tecnico federale della Football Academy a Vigano Certosino in via Don Menzoni. Insomma, queste le coordinate, comunque potete scrivere anche a noi, noi giriamo sicuramente tutti i messaggi a Max. Assessore, grazie mille davvero per la vostra. Vi aspetto tutti stasera che già questa sera, per la corsa serale. 18 ritrovo ore per 18 ritrovo, 19 partenza dei ragazzi, ore 20 partenza per tutti gli altri. Una bellissima iniziativa. Arrivo, salamella e birra. Arrivo, c'è di meglio, perché tutti i maratoniti di Aggiano stanno organizzando un maxi ristoro per voi. Ecco. Ah, allora, a posto. Fabio Max, arriva. Io quello adesso arrivo. Quindi arriverò. Max, posso prenderti, va bene. Va bene. Ci sono anch'io, per quello ci sono. Va bene, grazie mille davvero assessore Max, grazie, grazie a voi mille, per l'ospitalità. Grazie a te, grazie a te. È un piacere sapere, conoscere le storie davvero dei tuoi ragazzi e della grande ricchezza che ti danno. Sono la mia vita. Sono la mia vita. Poi vabbè, voglio salutare anche due amiche che comunque sono sempre molto carine con noi, sono Caterina Balivo ed Eleonora Daniele. Va bene, hai detto le mie due preferite in assoluto. Hai visto? Grazie, prima o poi ti accompagnerò. Va bene, grazie mille a tutti voi. Grazie, saluto davvero. Tutti. Ciao. Grazie anche a voi che ci avete seguito. L'appuntamento come sempre torna lunedì alle 12.30 qui in diretta con Good Morning Milano. Non abbandonateci però questo weekend, perché sono arrivati gli Alpini. Gli Alpini sono a Milano, noi li seguiremo tutto il weekend. La grande invasione pacifica delle penne nere, le seguiremo già da oggi pomeriggio in Parco Sempione, questa sera 18.30 con la sfilata della bandiera di guerra, poi domani paracadutisti a mezzogiorno all'Arena Civica e domenica dalle 9 di mattina la grande parata nel centro città. Grazie mille, arrivederci, a presto. Ciao. Ciao.